Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla cerimonia di commemorazione del commerciante gelese Gaetano Giordano, che si è svolta ieri nella sede dell'associazione Antiracket di Gela. Il profumiere fu assassinato il 10 novembre del 1992 per essersi ribellato alle consorterie mafiose che gli chiedevano il pizzo. Una cerimonia sobria, un momento di raccoglimento in ricordo di Gaetano Giordano, 24 anni dalla sua uccisione. Si è svolta ieri nei locali dell'associazione Antiracket che porta il suo nome, presenti numerose autorità civili e militari. C'era anche la moglie del profumiere, Franca Evangelista. Giordano aveva 55 anni quando il 10 novembre del 1992, sotto casa in via Giovanni Verga, fu freddato dai killer. Era in auto, assieme al figlio Massimo, raggiunto da un proiettile che lo colpì al braccio. Giordano aveva sfidato la mafia gelese dicendo no alle estorsioni. È una commemorazione importantissima per questa città perché è l'evento tragico che però ha dato, diciamo, avvio a una reazione collettiva, avvio a una situazione diversa in cui i commercianti denunciano quello Adesso però lo Stato è anche più presente rispetto al 92. che succede. È più presente, sì, è vero, ma è meglio non abbassare la guardia. Gaetano Giordano, un eroe che oggi è doveroso ricordare perché ha instillato nel popolo gelese, insomma, quella voglia di riscatto che poi oggi è sotto gli occhi di tutti. Un ringraziamento particolare va proprio alla città, della comunità gelese, perché è la comunità che ha dimostrato di saper reagire, di saper dare una risposta anche grazie all'aiuto delle istituzioni. Oggi possiamo dire che Gela è una città diversa, non è ancora completamente libera da questo purtroppo terribile fenomeno, però l'impegno per arrivare a un risultato obiettivo ce lo stiamo mettendo tutti. Però a Gela fortunatamente non si spara più, ma questo non vuol dire che la mafia non è presente, probabilmente c'è una mafia silente. Ma i risultati lo dicono, purtroppo è ancora presente, radicata e perniciosa sul territorio. I risultati sono quotidiani, ma l'attenzione anche delle forze di polizia è quotidiana, quindi contiamo di dare un grande contributo a questa città. Il presidente dell'Antiracket di Gela, Renzo Caponetti. Ci sono tanti commercianti e tanti imprenditori che attualmente non denunciano. E noi siamo qui per questo, per aiutarli ancora di più ad alzare la testa dal gioco mafioso. E questo si può fare semplicemente di essere tutti uniti assieme ed essere più forti, perché prima, una volta, quando eravamo soli, ci individuavano e a volte anche qualcuno veniva ucciso. Adesso questo pericolo non c'è più. Ha mai avuto paura, timore dell'attività che svolge? È una cosa normale avere paura. È capitato, sì, è capitato soprattutto, voi lo sapete, quando ho avuto quei due attentati. Questo è, in un primo momento così mi era passata la testa di andare via da Gela, ma solo proprio momentaneamente, poi subito dopo questa idea mi è passata via. Se si fugge da Gela vuol dire che si fa il gioco della mafia. Certamente, invece noi, quei delinquenti, quei mafiosi, devono andare loro via da Gela, noi dobbiamo restare sempre qui. Gaetano Giordano fu ucciso perché isolato da tutti, lo ha detto il presidente onorario della Federazione Nazionale Antiracket ed Antiusura, Tano Grasso. Sentiamo. Da allora ad oggi cos'è cambiato e cosa ha voluto rappresentare la morte di Giordano? Mi permetto di aggiungere che è stato ucciso non solo perché si era opposto, ma è stato ucciso perché nella città di Gela, in quel momento, nel novembre del 1992, Gaetano Giordano era un commerciante isolato, come lo erano isolati quegli altri 4, 3, 4, 5 colleghi che con lui in quel momento si esposero. Cosa vuol dire essere isolato? Non c'era lo La Stato? mafia uccide, come ha dimostrato fra l'altro l'esperienza del Libero Grasse, quando ti vede da solo. Cioè, quando ti vede da solo rispetto sia allo Stato, ma soprattutto rispetto ai tuoi colleghi. Quando capisce che tu sei un'eccezione e se si elimina l'eccezione, il problema si risolve. Così fu a Palermo il 29 agosto del 91 con Libero Grassi, così fu a Gela il 10 novembre del 1992. Tant'è che i risultati, ahimè, sia a Palermo che a Gela furono identici, cioè per più di 10 anni
non ci fu un solo commerciante che alzasse il dito a dire io non pago. Sono numerosi gli imprenditori commercianti che denunciano, ma ce ne sono tanti, troppi che non denunciano. Cosa dovrebbero fare? Allora, due cose possiamo dire. La prima, me ne assumo la responsabilità in pieno. Oggi un caso Giordano a Gela non si può ripetere, perché oggi nessun commerciante si troverebbe nella condizione di solitudine e di isolamento di 24 anni fa, perché l'associazione a questo serve, il lavoro straordinario che ha fatto Renzo Caponnette e gli altri soci ha offerto, offre ai colleghi di Gela una blindatura sociale, e questa blindatura sociale vale più delle blindature che ti vengono offerte dalle istituzioni. La seconda cosa, che pochi, che rispetto al fenomeno comunque abbia denunciato un'avanguardia, e questa è la storia di tutti i posti. Così fu a Capo d'Orlando, così fu a Ercolano, così fu a Vieste, c'è sempre un'avanguardia quello che si espone, e poi la maggioranza dei nostri colleghi che non si espongono incassano senza aver investito nulla, è la vita. E l'intervista integrale a Tano Grasso sarà proposta alla fine del nostro telegiornale. È un minorenne gelese l'autore del danneggiamento e del successivo furto ai danni del Key Point che sorge nei pressi del Tribunale di Gela. È stato individuato e rintracciato in poco meno di 24 ore da polizia e carabinieri. Recuperata anche la refurtiva che verrà restituita ai titolari dell'attività commerciale. È stato possibile risalire alla responsabile attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'attività presa di mira e alla collaborazione dei titolari. Il giovanissimo è stato denunciato e deferito alla procura minorile di Caltanissetta. Per compiere l'azione ha utilizzato una grossa pietra infrangendo la vetrina e rubando il registratore di cassa ed altri oggetti. È previsto per mercoledì 16 novembre alle 11 al Comune di Gela, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Agia, il gruppo di lavoro Porto di Gela. Saranno presenti la Protezione Civile Regionale, il responsabile unico del procedimento Gaetano Calafato, il comandante della Guardia Costiera Pietro Carosia, il comandante gruppo piloti Giovanni Canale e tutti i rappresentanti del gruppo di lavoro Porto di Gela. L'incontro servirà per verificare lo stato dell'iter per l'avvio dei lavori di ripristino della funzionalità del porto rifugio dopo la firma dell'intesa tra Regione Sicilia e Eni Comune per l'impegno del finanziamento di 6 milioni di euro per il dragaggio dell'intero specchio d'acqua del porto con l'allungamento del braccio di ponente. È attivo da ieri pomeriggio al Comune di Gela lo sportello contro la crisi da sovraindebitamento gestito dalla Società di Servizi di Tutela Legale Finanziaria Presidium. Il front office al secondo piano degli uffici di Viale Mediterraneo riceverà ogni giovedì dalle 16.30 alle 19 ed ogni lunedì mattina dalle 9.30 alle 12.30. Secondo l'intesa siglata con il Comune, lo sportello offrirà consulenza e sostegno gratuiti ad imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti o semplici consumatori sulla base della legge del 2012 per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. C'è uno sportello informativo aperto due giorni a settimana che in realtà può aprire anche per più giorni qualora altri soggetti proponenti volessero insediarsi in questo ufficio e dare informazioni per ridurre il carico debitorio sulla base della legge 3/2012 di chi è in sofferenza in un territorio che sta mostrando tutti i lati negativi di una forte crisi industriale che si è congiunturata con quella di carattere globale. La situazione di crisi che è sfociata dal 2008, sostanzialmente dopo il grande crack causato da Lehman Brothers, eccetera, poi ha inevitabilmente impattato nell'economia mondiale e quindi in quella locale, che già di per sé aveva delle coordinate abbastanza deboli, inevitabilmente ha fatto esplodere una situazione di difficoltà e di sovrindebitamento e nel settore delle imprese e nel settore delle famiglie. Esistono degli strumenti per poter affrontare le problematiche, noi ci proponiamo di affrontare queste problematiche, grazie alla sensibilità dimostrata dal Comune di Gela abbiamo la possibilità di poter
esporre gratuitamente le possibilità che sono offerte al legislatore per affrontare questa posizione. Vogliamo soltanto offrire un servizio sociale e ringraziamo quindi il Comune per l'opportunità che ci ha dato di poter svolgere questa attività. Grazie all'assessorato allo sviluppo economico, che è l'assessorato preposto alla tutela, agli interessi, alla cura, allo sviluppo delle attività imprenditoriali, commerciali, agricole e comunque in genere allo sviluppo economico della nostra realtà. E oggi, grazie alla sensibilità dell'assessore, dell'amministrazione tutta, si apre questo sportello al fine di dare un'assistenza a quelle aziende, a quelle imprese, a quei professionisti, a quei commercianti che si trovano in uno stato di sovraindebitamento e quindi di avere tutti quei consigli, quelle dritte che gli consentiranno sicuramente, grazie a questa importantissima legge, la 3 del 2012, di uscire fuori da questa condizione di sovraindebitamento e poter ripartire tagliando appunto molte spese, molti debiti e poter ripartire, avere una speranza di partenza con una condizione sicuramente più alleggerita e con tutto quello che ne comporta, ovviamente per quanto riguarda anche i rapporti personali, nelle famiglie e nella propria azienda, di appunto ripartire senza questa zavorra di debiti che rende la vita sicuramente difficile e pesante. Protestano i residenti di via Giacomo Novara Bresmes, angolo via Cairoli a Gela, in pieno centro storico. Da alcune settimane, lo vediamo dalle foto, si verifica una copiosa perdita di acqua. Sono state numerose le segnalazioni a Caltacqua, ma finora non è stato eseguito alcun intervento. E l'acqua che paghiamo si disperde sul manto stradale, provocando seri disagi a chi percorre quella zona, lo ricordiamo, a pochi passi dal Palazzo di Città. Domani la Croce Rossa Italiana realizzerà una raccolta alimentare all'esterno di alcuni supermercati di Gela. L'obiettivo è quello di sostenere alcune famiglie disagiate del territorio che hanno bisogno di viveri di prima necessità e a lunga conservazione. Circa una quarantina di volontari saranno dispiegati in vari punti vendita per raccogliere quanto la popolazione riuscirà a donare. I supermercati che contribuiranno alla raccolta sono il Fortè di Caposoprano, Via Venezia Stazione, Crai di Caposoprano e Via Venezia, Paghi Poco di Via Butera e Via Borromini, Mio di Via Cicerone e Maxi Sconto di Via Borromini. Sagra di San Martino, oggi all'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela, diretto da Maurizio Tedesco, presenti numerosi ragazzi del centro di accoglienza per minori. A loro sono stati mostrati usi e costumi delle tradizioni contadine della Sicilia antica. Preparate delle ceste ricche di prelibatezze che saranno donate al centro della Divina Misericordia. Quest'anno in effetti non è una iniziativa estemporanea quella di accogliere gli immigrati, perché c'è stato un percorso didattico che è stato svolto in alcune classi, che ha coinvolto alcune classi della scuola media e che ha visto proprio uno studio e un confronto anche con culture che sono diverse dalle nostre, ma non per questo hanno minore dignità, anzi. San Martino è la festa più attesa probabilmente da tutta la Quasimodo, perché è un'occasione di stare all'aria aperta con anche le altre classi, anche di mangiare, perché di mangiare non abbiamo mai abbastanza, e possiamo anche vedere tanti oggetti che appartengono ai nostri nonni molto antichi, che ci ricordano anche come si facevano prima le cose, prima della tecnologia, prima di tutto. San Martino è una bella festa che ci permette di stare tutti assieme, non solo con i ragazzi delle nostre classi, ma con tutti i ragazzi di tutto l'istituto. È anche una festa bella perché prima mangiamo tanto, poi giochiamo fra di noi e poi ci ricorda le tradizioni che si usavano prima, come ad esempio le pentole vecchie, oppure anche mangiare le castagne stesse e i cibi tradizionali autunnali. Per me San Martino è una delle feste più belle che si possa organizzare all'interno della Quasimodo. San Martino è un evento che racchiude tutte le classi, riunisce tutto l'istituto ed è anche qualcosa che per festeggiare, per stare tutti insieme. Grazie a questo evento possiamo vedere com'era la vita dei nostri nonni e vedere com'era la loro vita prima dell'avvento della tecnologia. È qualcosa per cui possiamo festeggiare insieme e quindi questo riunisce tutte le persone. È festa di San Martino anche nel plesso delle Benedettine, diretto da Gioacchino Pellitteri, che comprende la scuola dell'infanzia e le elementari. Per realizzare questa festa abbiamo collaborato tutti insieme, ma è insegnanti e alunni
e i genitori. Abbiamo studiato poesie e abbiamo imparato canzoni e abbiamo preparato dei cartelloni. Questa festa mi piace perché è coloratissima e mi ha fatto apprendere anche tante nuove cose che prima non sapevo. Abbiamo collaborato tutti insieme in allegria e siamo andati alla ricerca di materiali per realizzare la festa di San Martino. Per organizzare questa festa abbiamo raccolto molto materiale e abbiamo collaborato assieme. Siamo tutti assieme e abbiamo condiviso le cose qua con i genitori e le maestre. E taglio del nastro oggi alle 18 in piazza Umberto I a Gela della festa di San Martino Odori e Sapori. Ad inaugurare l'evento saranno il sindaco Domenico Messinese e il neo assessore Rocco Darma. 3 giorni fino a domenica 13 novembre dedicati all'esposizione e alla degustazione dei prodotti tipici dell'enogastronomia del nostro territorio. Ad accompagnare la manifestazione un cantastorie, la proiezione di alcuni filmati a cura dello storico Nuccio Mulè e le auto d'epoca della scuderia Valvole Pistoni. L'iniziativa è dell'associazione Timagora presieduta da Gaetano Casciana. Radio Gela Express curerà la parte artistico-musicale e manderà in onda l'evento on air sulle sue frequenze e in video su Facebook. Come ogni anno i volontari dell'associazione Diabetici Eschilo presieduta da Giuseppe Curatolo celebrano sul nostro territorio la giornata mondiale del diabete. Lo scopo dell'iniziativa è quello di avvicinare più persone possibili allo screening che quest'anno si terrà il 13 novembre nello spazio antistante la parrocchia San Giovanni Evangelista dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Medici e volontari si succederanno nel corso della giornata nello stand adeguatamente attrezzato e saranno a disposizione di quanti vorranno conoscere meglio la patologia e i rischi connessi per prevenirne l'insorgenza o le complicanze qualora non diabetici. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5, anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Siamo ritornati, seconda parte del telegiornale. Domani alle 20.30 presso il Teatro Eschilo di Gela si terrà lo spettacolo Con i poveri e per i poveri, con la presenza dell'artista comico Roberto Ciufoli della premiata ditta. L'ingresso è gratuito. Domenica 13 invece alle 10.30 presso la chiesa di Sant'Agostino il vescovo della diocesi di Piazza Elmerina, Monsignor Rosario Gisana, celebrerà l'Eucaristia concludendo a Gela il Giubileo della Misericordia. In quell'occasione il vescovo benedirà il dormitorio per le famiglie disagiate della città presso l'ex convento Sant'Agostino e il Centro di Spiritualità Nazionale della Misericordia per esercizi spirituali. Giovani e famiglie che vogliono fare delle esperienze di preghiera e volontariato presso la piccola casa della Misericordia. È previsto per domenica prossima alle 20.30, sempre al Teatro Eschilo, lo spettacolo musicale The Lion King, promosso dal CESMA della Chiesa Regina Pacis, una serata interamente dedicata alla solidarietà. Il ricavato infatti sarà destinato per aiutare e sostenere le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. L'obiettivo è quello di costruire una scuola. Il biglietto costa 10 euro. Per informazioni rivolgersi a Salvatore Sammito al 340 500 1629, ripetiamo 340 500 1629.
E ora parliamo di calcio. Dopo la vittoria di domenica scorsa in casa con l'ex capolista Rende, il Gela vuole continuare a fare punti anche in trasferta. Tra due giorni si gioca a Roccella in Calabria. Sentiamo l'attaccante biancoazzurro Tommaso Bonanno. Bonanno, dopo aver conseguito la vittoria domenica scorsa in casa con l'ex capolista Rende, adesso vi aspetta un'altra trasferta importante, sempre con un'altra squadra calabra. In questo caso affronterete il Roccella. È un impegno da prendere sul serio, perché ogni domenica non è facile andare a fare il risultato, specialmente in trasferta. Non è una squadra come è una squadra tosta, una squadra che ha già fatto questi campionati. Ripeto, non sarà facile, ma noi proveremo a fare il risultato pieno. Anche perché bisogna dimenticare in fretta la scoppola tremenda, l'ultima subita in trasferta a Frattamaggiore. Sì, infatti, già come abbiamo visto domenica, abbiamo cercato di non pensarci più. Cosa è cambiato da Frattamaggiore alla gara in casa con il Rende, ex capolista che voi avete battuto? No, niente, non è cambiato niente, è cambiato solamente l'atteggiamento. La sconfitta non è sempre bella, però ci ha fatto capire che dobbiamo rimanere con i piedi per terra, e quindi domenica abbiamo capito che era giusto fare risultati in casa per dimenticare questi 5 gol presi dalla Frattese. E poi il pubblico domenica scorsa vi ha dato una grossa mano d'aiuto, pubblico che non vi ha fatto mai mancare il proprio apporto al fine di conseguire la vittoria. No, il pubblico per noi è importantissimo, cioè, ci ha aiutato ogni domenica sia in casa che fuori casa, quindi se vinciamo le partite anche grazie a loro, perché ci sostengono sempre. Ma anche tu parli di salvezza per il Gela, oppure si punta ad un campionato di vertice? No, per ora l'obiettivo è la salvezza, poi raggiunta la salvezza, se ci saranno altri obiettivi da raggiungere si faranno altri obiettivi. Questo è il vostro principale obiettivo, la salvezza prima e poi ci divertiremo. Sì, prima la salvezza, dopodiché pensiamo ad altro. Se fosse schedina Roccella Gela, che metteremmo? Due tutta la vita. Finale della Coppa Italia Lanci di Atletica Leggera per atleti disabili si terrà domani e domenica a Ragusa. Prevista la partecipazione di circa 150 atleti provenienti da tutte le regioni d'Italia. Ci sarà anche la Gela Sport, che ambisce ad entrare tra i primi tre posti per coronare una stagione che l'ha già vista salire sul podio ai campionati italiani di società con due secondi posti. La Gela Sport sarà presente con 10 atleti allenati da Leo Zappulla. Viaggio musicale attraverso la vibrazione delle corde di una chitarra. Si tratta dell'iniziativa promossa a Gela dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra, col patrocinio della Regione Siciliana, del Comune e del Museo Archeologico. Domani alle 19, nei locali proprio del museo, recital del chitarrista Giuseppe Spalletta. Appuntamento col cinema, l'antidoto di Gela, e in proiezione il film Lettere da Berlino. Sono due gli orari, 19.30 e 21.30. E adesso vi lasciamo all'intervista integrale realizzata a Tano Grasso, presidente onorario della Federazione Nazionale Anti-Racket ed Anti-Usura, in ricordo del 24esimo anniversario dell'uccisione del commerciante gelese Gaetano Giordano. Noi abbiamo concluso, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Da allora ad oggi cos'è cambiato e cosa ha voluto rappresentare la morte di Giordano? Mi permetto di aggiungere che è stato ucciso non solo perché si era opposto, ma è stato ucciso perché nella città di Gela, in quel momento, nel novembre del 1992, Gaetano Giordano era un commerciante isolato, come lo erano isolati quegli altri 4, 5 colleghi che con lui in quel momento si esposero. Cosa vuol dire essere isolato? Non c'era lo Stato? La mafia uccide, come ha dimostrato fra l'altro l'esperienza di Libero Grasse, quando ti vede da solo. Cioè quando ti vede da solo rispetto sia allo Stato, ma soprattutto rispetto ai tuoi colleghi. Quando capisce che tu sei un'eccezione, e se si elimina l'eccezione, il problema si risolve. Così fu a Palermo il 29 agosto del 91 con Libero Grasse, così fu a Gela il 10 novembre 1992, tant'è che i risultati, ahimè, sia a Palermo che a Gela furono identici, cioè per più di 10 anni
non ci fu un solo commerciante che alzasse il dito a dire io non pago. Sono numerosi gli imprenditori commercianti che denunciano, ma ce ne sono tanti, troppi che non denunciano. Cosa dovrebbero fare? Allora, due cose possiamo dire. La prima, me ne assumo la responsabilità in pieno. Oggi un caso Giordano a Gela non si può ripetere, perché oggi nessun commerciante si troverebbe nella condizione di solitudine e di isolamento di 24 anni fa, perché l'associazione a questo serve, il lavoro straordinario che ha fatto Renzo Caponnetta e gli altri soci ha offerto, offre ai colleghi di Gela una blindatura sociale, e questa blindatura sociale vale più delle blindature che ti vengono offerte dalle istituzioni. La seconda cosa, che rispetto al fenomeno comunque abbia denunciato un'avanguardia, e questa è la storia di tutti i posti. Così fu a Capo d'Orlando, così fu a Ercolano, così fu a Vieste, c'è sempre un'avanguardia quello che si espone, e poi la maggioranza dei nostri colleghi che non si espongono incassano senza aver investito nulla, è la vita. E non c'è più la richiesta materiale, certo, di soldi, ma ci sono anche le imposizioni. Certo, non c'è, è cambiato, perché oggi è molto più facile 30 anni fa denunciare. Cioè, il mafioso sa che deve stare attento a non tirare troppo la corda, perché poi soprattutto con la crisi la facilità di denuncia è notevolmente maggiore, non solo, ma anche il costo che si paga, e questo è un altro punto importante, il costo che si paga per un omicidio dell'imprenditore, per la mafia, può diventare un costo insostenibile. Faccio un solo esempio: negli anni 80 a Palermo vennero uccise decine di imprenditori, soprattutto edile, colonnina in cronaca, appunto, e la finiva lì. Cioè, per quegli omicidi Cosa Nostra non pagava nessun prezzo, neanche in termini di attenzione dell'opinione pubblica. Oggi, per fortuna, non sarebbe più così. Per cui l'attività è estorsiva, ma questo accade a Gela, accade a Palermo, accade a Napoli, accade a Reggio Calabria, è un'attività più selettiva. Non si trovano più situazioni a tappeto, porta per porta. Si scelgono attività economiche più rilevanti, l'edilizia è la più colpita in maniera generalizzata, e i settori della ricreazione, ristorante, alberghi, pub, tutte queste cose qua. Cioè, come dire, noi abbiamo costretto le mafie a rivedere anche la loro politica estorsiva. Denunciare conviene? Sì, anche c'è dubbio. Poi a Gela solo uno sciamannato potrebbe non denunciare, proprio solo uno sciamannato, uno che non riesce a ragionare rispetto a quello che si è avuto.